Nel 2014, come ogni anno, l'Istat ha aggiornato il paniere dei prezzi al consumo, cioè la lista dei prodotti sui quali ogni mese vengono rilevati i prezzi che sono necessari alla stima dell'inflazione. Contestualmente all'aggiornamento del paniere, l'Istat aggiorna anche l'elenco dei comuni e dei punti vendita presso i quali viene effettuata la rilevazione dei prezzi. Veniamo al paniere. I criteri che vengono adottati per l'aggiornamento del paniere sono fondamentalmente due. Il primo è tenere conto delle vere e proprie novità che sono intervenute nelle abitudini di spesa delle famiglie. Il secondo è quello di arricchire la rilevazione di voci di spesa già consolidate. Guardando alle vere e proprie novità, il paniere ha visto numerosi ingressi di prodotti quest'anno. Le famiglie sono sempre più abituate a consumare prodotti già confezionati e questo ha portato all'inserimento nel paniere di prodotti alimentari quali il formaggio grattugiato in confezione e il formaggio spalmabile in confezione. Le famiglie sono sempre più abituate a consumare caffè in cialde o capsule e questo ha portato all'inserimento nel paniere delle cialde e delle capsule del caffè e della relativa macchina per fare il caffè in cialde o capsule. Ancora, la generalizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti ha portato l'Istat a introdurre nel paniere i sacchetti ecologici per la raccolta dei rifiuti organici, un prodotto sempre più utilizzato dalle famiglie nei diversi comuni italiani. Altri prodotti che possiamo elencare in questo ambito sono l'abito da donna, che ha sostituito il tailleur ormai obsoleto, lo yogurt probiotico, che ha sostituito lo yogurt biologico che non ha trovato spazio negli ultimi anni sulle tavole degli italiani, e alcuni prodotti propri dello sviluppo tecnologico più recente. Per quel che riguarda l'editoria, il giornale quotidiano online tende a sostituire sempre di più il giornale cartaceo. Per quanto riguarda la tecnologia dei personal computer, i notebook ibridi, che sono dei computer portatili utilizzabili anche come tablet, che hanno sempre più spazio nei consumi delle famiglie italiane. Complessivamente questa operazione di rinnovamento del paniere ha portato i prodotti che compongono il paniere dei prezzi al consumo da 1.429 che erano nel 2013 a 1.447 nel 2014. Questi prodotti poi sono raggruppati in 614 posizioni rappresentative. Se guardiamo al campione di comuni e punti vendita presso i quali viene effettuata la rilevazione, questi sono 80 nel 2014 i comuni. Nei comuni 41.000 punti vendita sono quelli visitati mensilmente per raccogliere i prezzi e 8.000 sono le famiglie presso i quali vengono raccolte le informazioni sui canoni d'affitto, per un totale di 600.000 quotazioni che mensilmente vengono rilevate dall'Istat per la stima dell'inflazione.